Sfruga le risorse del pianeta, creando inquinamento e togliendo la salute. Laddove non si muore di colpo sul lavoro, si muore lentamente per l'aria che respiriamo o il cibo che mangiamo. Più di 10 anni fa Nasser Mesaoudi è morto accusando un malore mentre stava raccogliendo cocomeri in un campo a Montalto di Castro, più di 10 giorni fa. In condizioni disumane, con il caldo asfissiante della morsa nel ricatto del lavoro, per una paga da fame e spesso per rispondere ad un altro ricatto di Stato e padroni sui lavoratori stranieri, quello del permesso di soggiorno. Poco più di un euro l'ora, è questo lo stipendio, tra l'altro spesso inesistente per mesi e mesi, dei braccianti agricoli nella provincia di Viterbo, sottoposti a ritmi di lavoro estenuanti e insostenibili. Appare come uno scenario inconcepibile e lontano, ma è la piena realtà del nostro tempo, del produce, consuma e crepa, e in particolar modo dei nostri territori, nelle campagne della Tuscia, per i lavoratori stagionali, così come nelle fabbriche, nei magazzini, ci uccidono dal caldo, al fresco delle loro riunioni. Non abbiamo bisogno di un'altra inutile legge o di caritatevoli bonus lanciati come briciole da chi si spartisce le fette più grosse dei profitti derivati da lavori sottopagati che costano a volte anche la vita stessa. Solo organizzandoci e lottando si potrà incidere sulla realtà ed eliminare il ricatto del lavoro salariato e delle morti che procura, della suddivisione in classi di sfruttati e sfruttatori, passando dalla preistoria alla storia, dal disumano presente alla comunità finalmente compiutamente umana. 14 morti solo tra il 24 e 25 luglio, 527 morti in totale nei primi 7 mesi del 2023, senza contare poi gli infortuni e i morti in itinere con cui si superano gli 800. Questo è un dato dell'Osservatorio Nazionale del Lavoro. E quindi noi diciamo: il lavoro uccide, sfruttamento, miseria e lutto, pagherete caro, pagherete tutto.